Eccoci, allora ho già applicato il primer su tutta la palpebra e adesso come base uso questo ombrettino qua di Astra, numero 09. Lo sapete che alla mattina quando vi faccio i video, il mio gatto, specialmente frullato, cominciano in quarta a fare casino. Comunque lo prendo con questo pennello qui e lo applico come base. E trovo che sia splendido come colore. Vabbè che io ultimamente sono molto in fissa con i colori, con questi colori qui. Molto semplicemente poi io userò questa palette qui, questa mini palette di The Body Shop, è della collezione invernale, spero che si trovi ancora nei negozi. Io la sto adorando, veramente. Avevo fatto un mini post sul blog, non è il massimo della scrivenza, però con una base sotto credo che renda, diciamo. Però è il tipo di colori proprio di cui io sto andando pazza. E prendo questo colore qui, quello chiaro, e lo applico all'angolo interno e sotto l'arcata sopraccigliare. Con un pennello, poi così, prendo questo ombretto qui, che è un, spero che si riesca a vedere, un color pesca con dei riflessi caldi, e lo applico qui. Non, ho applicato un po' di correttore sotto, però sicuramente poi dovrò andare a pulire, perché creano un po' di fallout questi ombretti. Ed è un peccato perché i colori sono meravigliosi, però la loro scrivenza un po' così. Con lo stesso pennello prendo questo colore qui, sì, ci ho fatto un brutto segno sopra, però lo prendo e lo applico a fianco al colore che ho appena applicato, quindi qui. Darò giusto un po' di sfumatura perché con la base del colore simile all'aranciato, dà giusto la sfumatura, non verrà fuori tantissimo come colore. Con un pennello da sfumatura, questo è il 217 di MAC, prendo il colore più scuro e lo applico nell'angolo esterno. Con il pennello con cui ho applicato il colore chiaro sotto l'arcata vado a sfumare ed è la Kuro H74 e mi piace un casino come pennello da sfumatura. Molto morbido, ha le setole lunghe e per creare sfumature trovo che sia eccezionale. Uso questa matita qui, è sempre della collezione invernale di The Body Shop ed è la Copper, credo che si chiami, non riesco a capire. Ah, Copper Brown, e la metto come eyeliner e come rima interna, sulla rima interna. La sfumo con un pennellino angolato. Questo è sempre del set rosa di Royal Enlandique. E nell'info box vi metto il link dove potete comprare questi pennelli. Visto che spesso mi viene chiesto che pennelli sono. E sotto riapplico i colori esattamente come li ho applicati sopra. Quindi qui, davanti. Il color pesca, al centro il colore intermedio e all'angolo esterno il colore più scuro. Con un pennellino a punta applico bene 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 il colore illuminante, quello chiaro. Prima di passare al mascara, aiuto, cade tutto, pulisco un po' la zona sotto all'occhio. Piego le ciglia e applico il mascara.
Sto usando il piegaciglio che ho ricevuto in colli. Stare a questa impugnatura strana, io non ho mai vista una cosa del genere. Praticamente l'indice sopra, l'anulare qui sopra, il medio qui, pollice qui. Devo farci un po' di manualità, almeno ho buttato il vecchio piegaciglio che c'aveva 100 anni. C'è le piega che è una meraviglia. Dentro la mia zozzeria che avevo prima, per fortuna che l'ho buttata. Aveva 4 anni almeno, no, molti di più. Sì, di più, di più. E adesso inciprio il viso. Sulle guance applico questo splendido blush dell'Alverde che mi è stato regalato da una ragazza di voi. E la ringrazio ancora tantissimo. Sulle labbra, sempre di The Body Shop, ho applicato questo rossetto che avevo già fatto vedere. Questo qui che sto finendo. Ed è il numero 11 della collezione invernale. E questo era praticamente l'ultimo trucco dei trucchi richiesti nel video della comparazione dei fondotinta. Ho finito! No, mi sono stati richiesti tantissimo e ripeto, sono stata contentissima che vi siano piaciuti così tanto. E quindi grazie. E come vedete, il mio chatouche, il mio rosso lava è solo un ricordo, nel senso che adesso hanno un riflesso rosso, però non sono poi tanto diversi da come erano prima, quindi insomma non è male. Hanno qualche striatura, sì, si vede forse che sono un pelino, che c'è questa ombreggiatura. Quindi niente di troppo radicale e basta. Vi mando un bacio, scappo a lavorare che è lunedì mattina ed è già tardi, sono in ritardo come sempre. Ciao!